tropical c'era la nebbia, mia madre alla cassa strappava la vita, io gonfiavo la ruota della bicicletta per il primo bacio, quanta salita, restava il sapore, nessuna certezza, diventar grande era l'unica fretta, delle figurine del grande Torino, passare alle cotte e ai bicchieri di vino. E tutte le canzoni per noi, telefono a gettoni e noi, diamo le spalle al sole, solo quando c'è una luna da guardare. No, non ti chiedo di fare dei saluti, perché tanto ormai te l'hanno chiesto tutti, l'hai anche scritto, però insomma immagino che sia stata complicata questa, come dire, convivenza, però buona, perché comunque c'è un grande rapporto fra di voi. Sì, diciamo che saluti, diciamo, da riportare soprattutto a mio fratello, ne ha raccolti un bel po', ma in realtà è stata una cosa bella, perché quando la gente mi chiedeva salutami tuo fratello, per me era far parte del suo successo, di quello che gli stava capitando a lui, alla nostra famiglia, al nostro paese, a Correggio, e quindi l'ho vissuto sempre con grande serenità, anzi come parte e di una gioia di mio fratello, della famiglia. Senti, un libro che racconta sicuramente episodi di vita vissuta, e poi c'è questa esaltazione, avete reso protagonista anche la mamma, e lui te l'ha anche un po' rinfacciato in senso bonario. Sì, beh, ma Marina è la più rock della famiglia, ho 33 anni, ancora lì che la metto sotto a fare le storie su Instagram, i TikTok. In realtà, perché nostra madre e con il nostro padre ci buttarono in mezzo alla balera quando eravamo piccoli, fondarono questo primo locale, uno dei primi Tropical. Zona, il Tropical, dove c'erano il sabato orchestre liscio e soprattutto in settimana grandi concerti musica live. Quindi loro ci hanno fatto assorbire tutta questa musica suonata dal vivo, che dopo è tornata fuori, prima con Luciano e poi con me. Senti, un grande, come dire, grande allegria nella vostra famiglia, perché comunque siete persone serie, tipiche emiliane, cioè sincere, sanguigne, eccetera, e ognuno ha seguito il suo percorso, ma l'ha seguito anche in maniera, come dire, senza snaturarsi, in maniera naturale, ognuno è se stesso. Guarda, sì, io e Luciano abbiamo sempre collaborato, ma i percorsi artistici abbiamo cercato ognuno di tenere la propria strada, e siamo ovviamente uniti già da una somiglianza, e dal DNA, anche un po' nella voce, negli atteggiamenti, in tante cose, nel tipo di musica, perché io e Luciano andavamo a vedere i concerti insieme, abbiamo preso i vinili insieme, insomma siamo cresciuti proprio con un humus musicale comune, però io magari ho cercato di tirar fuori più la mia personalità, quella di essere più solare, leggero, no? Empatico anche così con il pubblico, e Luciano invece magari è quello un po' più introverso, riservato, profondo anche in certi aspetti, e quindi ognuno ha cercato di riversare il proprio carattere nella propria musica. Beh, siete rimasti ognuno se stesso, come hai detto. Ma teme lui questo libro? L'ha già letto o lo deve ancora leggere? Allora, Luciano, non gli avevo detto niente del libro fino a qualche mese fa, poi dopo, quando ero praticamente alla fine, all'80-90%, che capivo che oramai ero in fondo, ho detto aspetta, devo dire qualcosa a Luciano. Quindi Luciano, stasera dobbiamo uscire a cena io e te, porto fuori a cena, mi stampo un plico di fogli da Word e così gli dico ho scritto un libro, racconto un po' della mia vita, delle cose matte che ho fatto, e tu ci sei parecchio in questo libro, quindi inciterei che lo leggessi, per avere un parere, ma poi anche per vedere insomma se ho detto tutto giusto le cose su di te, se non ho sbagliato qualche data, qualche dettaglio. Tu sei stato parecchio anche nella sua vita, quindi hai tante cose da raccontare, e lui ti ha sempre riconosciuto questo contributo, perché tu sei stato più che un fratello, cioè sei stato anche un consigliere estremamente positivo. Guarda, sì, la cosa bella che forse fa anche strano è che siamo due fratelli che ci siamo sempre supportati a vicenda. Lui fece il primo concerto 87, nessuno sapeva niente, io da lì capii che c'erano canzoni come Sogni Rock and Roll, Figlio d'un Cane, Marlon Brando, e capii dall'atteggiamento di Luciano che c'era qualcosa, e quindi i primi concerti gli portavo più gente possibile, poi gli ho fondato il fan club, il merchandising, i primi siti internet, insomma ho cercato di essere il più utile possibile, perché Luciano meritava, oltre che come fratello, perché è un bravo cantautore, un bravo cantante, un bravo scrittore di canzoni, e lui, sapendo anche della sua posizione importante, ha sempre cercato di consigliare me. Ovviamente sapendo che la sua posizione è un po' particolare, perché se si esponesse anche fin troppo potrebbe sembrare quella di un fratello che vuol raccomandare il fratello minore, e quindi l'ha sempre fatto con discrezione ma nella maniera giusta. E allora buon libro a tutti, non vediamo l'ora di sfogliarlo e di leggere qualche aneddoto che c'era sfuggito. Occhio che c'è tanto rock and roll, Le botte della vita e la notte che c'è giusto ogni ferita. Sul mondo.
tutta l'Italia si accorge di un borgo, e mentre mi passa chitarra e fandango, sono 50 volati in un lampo, come amici di viaggi diversi, poi ritrovarci dopo esserci persi, con le polaroid delle sere più belle.